Gusto e forma, equilibrio di sapori e colori, materia e spirito. Gualtiero Marchesi, ovvero quando la cucina diventa arte. Tanto da mettere in mostra, esposti come quadri, i piatti della sua lunga carriera di maestro della grande cucina italiana. Inaugurata al Castello Sforzesco, la mostra non è però un semplice omaggio celebrativo dello chef italiano più famoso al mondo, ma un lungo viaggio che svela in 7 tappe, 7 come le note musicali, il genio di Marchesi, dalla memoria della sua terra, gli strumenti del mestiere fino all'estetica della tavola con la scelta di piatti, posati e bicchieri. Un percorso, insomma, che fa venire l'acquolina in bocca. Tra tanti piatti che ha creato, qual è il suo preferito? Quello che più la identifica? No, quello che mi identifica meglio è il riso e oro, perché è molto voyant. Poi io sono legato a tutti i piatti, perché in tutti i piatti c'è un'idea. E l'idea è sempre, dico sempre ai cuochi, di non fare delle prove, non serve, prima deve esserci l'idea e poi uno lo fa, poi puoi aggiungere uno spillo, una piccola cosa, no? Ma l'idea deve essere forte, perché un piatto è una composizione, come in musica, come in tutti i mestieri o tutte le arti. La mostra, che resterà aperta al pubblico per 9 settimane, offre anche un ricco calendario di appuntamenti e laboratori per gli amanti della buona tavola, a cui Marchesi svelerà qualche trucco del mestiere. Gualtiero Marchesi, nella vita di tutti i giorni, cosa porta a tavola? Beh, io mangio mozzarella, lo dico sempre.